Grazie. Sento. Sì, vi sento, scusate, ma ho appena finito una serie di riunioni al Ministero e devo assolutamente essere presente in Senato. Tra qualche minuto c'è un voto di fiducia su un provvedimento importante, quello di Caivano, sul quale è richiesta anche la presenza dei ministri alla votazione, quindi devo assolutamente assentarmi. Per questo ho chiesto di realizzare un collegamento in remoto, pur non essendo molto distante rispetto alla sede in cui si svolge questa assemblea, e mi dispiace non essere con voi in questo momento così significativo di Confitarma. Mi limito a fare alcune considerazioni, innanzitutto per ringraziare il Presidente Mattioli per questo invito, per l'attività che ha svolto in questi anni valorizzando il ruolo dell'Associazione. Noi siamo ben consapevoli, il Governo lo è, e tanto più il sottoscritto, di quanto importante sia l'economia del mare per l'Italia, di quanto lo sia sempre stato e di quanto lo potrà essere soprattutto nel futuro. Ad oggi già contribuite col 65 miliardi al prodotto interno lordo italiano, e che con una crescita significativa dopo un periodo che vi ha particolarmente colpiti, che ci ha particolarmente colpiti con quella della pandemia, e stiamo tornando ai livelli del 2019. In termini di valore aggiunto, il nostro Paese è al terzo posto in Unione Europea nel settore dei trasporti marittimi, nella cantieristica navale, nel turismo costiero e nelle risorse marine non biologiche. E questo credo che sia importante, il Governo lo ha riconosciuto sin dall'inizio della legislatura, istituendo il Ministero del Mare, che è affidato insieme alla Protezione Civile al collega ministro Nello Musumeci, che coordina quindi tutta l'attività che i vari dicasteri realizzano per quanto riguarda appunto l'attività italiana sul mare. Come sapete, questa è una battaglia che personalmente avevo condotto negli anni passati. Il primo disegno di legge lo presentai nella mia prima mandato parlamentare nel 1995, quando operavo in Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera, il disegno di legge per istituire il Ministero del Mare. Lo ritenevo necessario già nel 1995, pensate quanto tempo è passato da allora. Ho ripresentato, come voi sapete, questo provvedimento nella precedente legislatura, nella scorsa legislatura, lo ha fatto in contemporanea Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati, è diventato una battaglia di quello che era un piccolo partito di opposizione, cioè Fratelli d'Italia, è diventata nell'agenda di governo quando ci siamo insediati, è diventato operativo. Come ministro ero senza portafoglio, ma credo che sia già importante per dimostrare l'attenzione del governo in questa materia. Si è costituito il CIPOM, che si unirà tra l'altro anche tra pochi giorni, dove il ministro Musumeci ha presentato le direttrici del piano del mare, e abbiamo già presentato in NADEF, nella NADEF e quindi in questa manovra economica, l'ipotesi di realizzare un collegato sulla Blue Economy, che come i collegati alla manovra economica dovranno poi esplicarsi nell'anno successivo, quindi nel 2024. Ci sarà il tempo di un confronto con tutte le categorie produttive su quello che noi riteniamo una priorità del nostro Paese, che è appunto lo sviluppo di un'economia marittima che sia di traino allo sviluppo del Paese. Peraltro, e non a caso, come Ministero abbiamo operato perché in questa manovra economica ci fosse sia il collegato alla Blue Economy, sia il collegato alla Space Economy, l'economia dello spazio, di mia diretta competenza, perché penso che le due aree su cui c'è necessario sviluppare al massimo la competitività delle nostre imprese, sulle due aree su cui il Paese deve puntare per sviluppare l'economia del futuro, siano da una parte la colonizzazione dello spazio, dove noi siamo un grande attore e dove con una legge specifica potremo meglio operare, pubblici
azione pubblica e oggi ancor più azione privata, è l'economia del mare, dove se da sempre siamo uno degli attori più significativi a livello globale, e certamente le potenzialità dell'economia del mare sono in forte crescita, come tutti riconoscono, anche grazie alle nuove tecnologie che investono anche ovviamente la vostra attività. Per questo abbiamo concentrato la nostra attenzione e lo abbiamo fatto anche nei primi atti del governo. Una norma, per esempio, che riguarda l'industria nautica è contenuta nel disegno di legge sul Made in Italy, che anch'esso era un collegato in questo caso alla precedente manovra economica, che sta per essere approvato dalla Camera dei Deputati, e siamo impegnati perché ci sia il voto definitivo entro il 31 dicembre anche dal Senato della Repubblica. In questo caso si tratta di una norma che tra l'altro tende a semplificare in maniera importante, riducendo i termini per quanto riguarda il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto, in modo da agevolare l'iscrizione con bandiera italiana, mentre oggi una buona parte la velocità di realizzazione preferisce farlo sotto la bandiera polacca o maltese. E abbiamo ridotto i termini in questo provvedimento da 60 a 7 giorni, cioè questa è la direzione di marcia del Dicastero e del Governo: semplificare, accelerare, sfoltire le procedure per rendere più facile l'attività d'impresa nel nostro Paese. Io penso che tutto ciò si possa meglio realizzare anche grazie al Piano del Mare, che il Ministro Musumeci, con la collaborazione di tutti i ministeri interessati, ha presentato al CIPOM, e questo ci impegnerà in maniera specifica anche nel prossimo anno, tra l'altro e non soltanto, per delimitare al meglio la zona economica esclusiva italiana sulle acque. Io penso che questo possa permetterci di sviluppare con voi un processo di revisione legislativa, normativa, di direttive, e io credo anche, mi auguro, di supporto finanziario appunto in questo cantiere che si aprirà a breve per definire questo collegato alla manovra economica sulla Blue Economy, che dovremo scrivere in un confronto che noi facciamo sempre e continuamente, ogni qualvolta realizziamo un provvedimento legislativo, con gli attori del mare. E quindi certamente con Confitarma, che è uno dei grandi attori sul mare, e con le altre associazioni d'impresa, e con gli enti locali e le regioni marittime italiane, affinché ci sia una legge quadro sul sviluppo dell'Italia del mare, che tenga pienamente conto delle esigenze delle imprese che, come le vostre, svolgono un ruolo fondamentale e contribuiscono in maniera decisiva al prodotto interno lordo italiano e all'economia che ne deriva. Ovviamente analogo impegno noi lo mettiamo sempre sui dossier europei, per essere in piena sintonia con le ambizioni importanti e significative che dobbiamo avere insieme agli altri partner per quanto riguarda la transizione digitale ed ecologica, che ha un impatto anche sull'economia marittima e sulla vostra attività. Ma questa, coniugando, e questa la nostra direttrice, sempre gli obiettivi ambiziosi della sostenibilità ambientale con quelli reali della sostenibilità economica e produttiva e sociale, e questi due binari devono proseguire insieme per consentire effettivamente al treno dello sviluppo di essere un'opportunità per il sistema paese, un'opportunità per la nostra Europa, e non un handicap da scontare a fronte di altri continenti che invece agiscono in regime di fatto di concorrenza sleale rispetto all'Europa, che giustamente ha puntato sulla sostenibilità del proprio sistema produttivo a fronte di altri che magari si attardano su questo treno dello sviluppo. Per questo è importante che i due binari, quello della sostenibilità ambientale e della sostenibilità industriale, procedano e siano coordinati insieme, come stiamo facendo in ogni dossier che esaminiamo in sede europea. Buon lavoro, e mi scuso ancora per aver mancato in presenza.
Grazie, grazie signor Ministro.